galata su galatico, galata su rizzo, mondo forza, sono galata su distipella, mi vedi, sono galata su mondo forza, galatica mia, galata su tizio amici, galatica mia, galatica mia, galatici amici, ma soprattutto galatica mia, che sono il vostro tempo, distipella, mi vedi, mondo forza. Bentornati nel mio mondo Forgia, sono il vostro Tech Priest Ben e oggi voglio cominciare con voi un viaggio all'interno della lore di uno dei miei giochi preferiti dell'universo Game Workshop. Avete visto ultimamente il buon Mac e il buon Doc che si stanno sfidando tra i vari giochi in cui la loro eterna sfida si compone, stanno giocando a Necromunda e contando che è anche uno dei miei giochi preferiti e che spesso e volentieri lo sento un po' sminuito come il giochino con le gang, ho deciso di parlarne perché invece secondo me è un gioco molto sottovalutato, ma su cui, come potete vedere anche dalle ultime uscite, GW sta veramente veramente spingendo. Che cosa è Necromunda? Innanzitutto è uno skirmish game che prevede l'utilizzo di pochi modelli rispetto magari a un Warhammer 40.000 dove schieriamo un'intera armata e presenta un sistema di campagne veramente veramente ben realizzato. Voi avete la possibilità di partire con una piccola gang, andare a modello per modello tra le varie partite, incrementare l'esperienza dei vostri personaggi. E da questo punto di vista riuscirete a non solo ad aumentare il numero di modelli, ovvero il numero di personaggi che compongono la vostra gang, ma anche a migliorarli, aumentare le loro abilità e, se va male, vedere ferite oppure morti all'interno del vostro roster. Una cosa però che poche persone tra quelle con cui ho parlato sanno è che Necromunda ha anche una grandissima, grandissima lore. Innanzitutto, che cos'è Necromunda, oltre a essere il nome del gioco? È il nome del pianeta su cui il gioco è ambientato. È un mondo formicaio, ovvero un mondo pieno di città enormi, incredibilmente vaste, che partono da una pianta di chilometri e chilometri e chilometri e piano piano crescono diventando praticamente delle specie di torri che sfidano la gravità e vanno verso il cielo, dove ovviamente sulla punta troviamo le persone più ricche e sulla base e sotto il formicaio troviamo le persone più disperate. Ci sono più formicai su Necromunda, ma il principale si chiama Hive Primus ed è principalmente la nostra ambientazione principale, se vogliamo chiamarla, anche se nulla ci vieta di utilizzare uno degli altri formicai. Tra un formicaio e un altro ci sono deserti sterminati di cenere e radiazioni. L'aria è completamente contaminata, per cui per un normale essere umano non abituato a questo inquinamento sarebbe completamente letale. All'interno dei formicai troviamo ovviamente nella parte inferiore miniere, fabbriche, raffinerie ed è su questo che si basa principalmente l'economia di Necromunda. Dico principalmente perché in verità nelle grandi tithe imperiali, ovvero nelle tasse che un pianeta deve pagare all'Imperium, non ci sono soltanto i beni che Necromunda produce, ma anche gli uomini. Essendo una città formicaio, Necromunda è tenuta a dare uomini per l'astra militare. Un'altra fazione a cui Necromunda deve molto, sia come protezione che come tasse, sono gli Imperial Fist, poiché questo pianeta è stato scoperto durante la Grande Crociata dagli Imperial Fist ed è stata quindi pacificata e portata in seno al nascente Imperium. Al termine della Grande Crociata, dopo le eresie di Horus, è stato un mondo molto travagliato, poiché
l'Imperium non è mai riuscito per molto tempo a imporre una figura forte che riuscisse a governare Necromunda. Quindi sostanzialmente a spadroneggiare sono stati i re delle gang oppure dei nobili briganti, come si facevano chiamare, che nonostante molte pacificazioni, un po' come l'erba cattiva, dopo un po' tornavano, diciamo, a prosperare. Tutto questo fino all'arrivo di Martek Helmair, un, diciamo, nobile autoproclamato che ha giurato agli Imperial Fist di pacificare l'intero pianeta. Lui ha fatto una guerra con le varie gang, riuscendo sostanzialmente a riportare un ordine su questo turbolento pianeta. Grazie a questo è stato nominato governatore, iniziando la stirpe che, diciamo, da una storpiatura del nome del suo fondatore, è stata chiamata Dinastia Helmaur. Tuttora il governatore di Necromunda, nonostante come al solito periodi di ascesa e discesa, governatori tirannici, governatori deboli, tuttora il governatore del pianeta è diciamo un discendente di Martek Helmaur. Sotto di lui ci sono delle case nobiliari chiamate le Grandi Case. Queste Grandi Case sostanzialmente controllano l'economia in tutto e per tutto. Dietro di loro c'è sempre il governatore che ne tira i fili, ma principalmente chi effettivamente deve gestire tutto il buon funzionamento del pianeta e dell'economia sono questi grandi casi nobiliari. Però, con il potere che hanno, perché dovrebbero fare tutto loro? Di conseguenza, al di sotto nella scala feudale, ci sono dei clan. I clan non hanno potere tanto quanto le grandi case, ma sono effettivamente le famiglie che muovono i vari singoli aspetti di Necromunda. Tutto ciò che invece non è commerciale, ma è relativo al, diciamo, buon funzionamento della società all'interno di Necromunda è gestito da delle gilde, anche in questo caso famiglie, non nobiliari, ma diciamo a livello mercantile, che però hanno guadagnato un potere forse impensabile su altri pianeti. Perché questa frammentazione? Perché il buon primo governatore ha intuito una cosa molto importante. Come fare a pacificare un popolo molto sanguigno come quello di Necromunda, ma nel frattempo non lasciare spazio a persone che potrebbero diventare troppo potenti e sfidare il governatore stesso? È semplice. Se si frammenta il potere e si fa di tutto per far litigare chi detiene questi frammenti di potere, a questo punto chi tira le fila ne è al sicuro. E su questo Lord Helmaur è un maestro. Di per sé, la cosa più importante su Necromunda è il supporto del governatore. Supporto che se viene tolto può far crollare una famiglia. Per cui queste, sia le grandi case che di per sé in maniera molto più forte i grandi clan, sono in competizione tra di loro per guadagnare una fetta sempre più grande di potere, ma essendo limitati, come vi dicevo, a un singolo commercio, sono anche codipendenti dagli altri clan. Di conseguenza, io senza un clan non ho la possibilità di ottenere determinate cose che mi servono al funzionamento della mia famiglia, loro senza di me non ottengono altrettanto. Io vorrei il loro potere, ma devo fare in modo che nessuno vada a minare questo equilibrio, perché se un'altra dei grandi clan dovesse riuscire a diciamo prendere il potere di un altro, io sarei indebolito e lui diventerebbe più forte. Quindi io vorrei il loro potere, ma devo fare in modo di proteggere
diciamo i miei clan fratelli, perché altrimenti diventerei io il più debole. È un gioco di potere molto pericoloso, ma che sta funzionando da millenni. Ok, tutto molto bello il fatto che queste famiglie non si possano mai mettere i bastoni tra le ruote sulla carta. Ma ovviamente, mondo grande come il formicaio, io devo in qualche modo cercare di guadagnare un po' di potere, magari senza che gli altri mi vedano. Per cui l'unica cosa che è ammessa su Necromunda per quanto riguarda la guerra aperta non è tra i grandi clan, ma una guerra chiamata Proxy War, una guerra per conto di. Non sono le grandi case, non sono i grandi clan che combattono davvero, sono delle gang affiliate a loro. Ovviamente è un'affiliazione che dovrebbe essere segreta, ma è un segreto di Pulcinella. Tutti sanno che una gang è assegnata a un grande clan che sta facendo delle trame politiche con una casa nobiliare. Va benissimo. L'importante è che nulla di grave avvenga alla luce del sole. Sopra il formicaio siamo tutti amici e dobbiamo lavorare per fare in modo di avvantaggiare l'Imperium. Sotto il formicaio la guerra è aperta. Per cui noi troviamo per ogni clan una pletora, tantissime gang che lavorano per loro. Ogni gang ha dei suoi leader, dei campioni, i ganger normali, ovvero la truppaglia, dei youth, ovvero dei giovani che stanno imparando, dei bruti, le armi pesanti della gang, e in alcuni casi vengono utilizzati anche animali o diavolerie tecnologiche. Attorno alle gang gravita un mondo perché, come sempre, dove c'è guerra c'è da guadagnare soldi. Per cui attorno alle gang ci sono dei medici che possono lavorare per loro, delle vedette, dei portamunizioni, dei cuochi addirittura. Oppure possono esserci dei mercenari che oggi lavoreranno per una gang e domani lavoreranno per un'altra. Fuorilegge vari, cacciatori di taglie che possono andare a lavorare con una gang nel tentativo di andare a catturare qualcuno di loro interesse. Oltre a questo, noi abbiamo anche gli enforcer, ovvero la chiamiamola polizia di Necromunda al soldo di Lord Helmar, ma non solo. In un ambiente come questo, gli enforcer sono una forza brutale, ma che in alcuni casi può essere anche corrompibile. Come se non bastasse, come in ogni mondo imperiale, la storia di Warhammer 40.000 ci ha insegnato, su Necromunda sono presenti purtroppo anche dei culti, da culti dediti alle forze caotiche, culti dediti a strani esseri alieni, in alcuni casi anche proprio dei culti che si formano involontariamente per quanto riguarda alcune divinità specifiche del caos. E di questo, ovvero delle varie gang e di tutto ciò che gira attorno, ne parleremo nei prossimi episodi. Spero che questo viaggio vi interessi e vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao a tutti!